Siamo con René Felton, mamma e allenatrice di Andrew Howe. Ecco, che stagione sarà la prossima per Andrew? 2011 sarebbe un anno migliore sicuramente, che è l'unica cosa che sta frenando Andrew adesso è il dolore al tallone dove ha tolto la speranza che lui aveva. Correndo di più, dove lui soffre di meno, potrà arrivare lui finalmente non si esprime più la sua qualità di velocista e sicuramente arriverà la guarigione finale dove lui più o meno quando non si sente mai più dolore riprovare di saltare. Quindi sicuramente già che lui non soffre più, sarebbe più felice, quando una persona è felice corre e salta meglio. Quindi è tutto bene. Ecco, come allenatrice, non come mamma, pregio e un difetto di Andrew dove è già bravo e dove deve migliorare? Allora, sarebbe tutto da capire perché lui faceva pochi gare di velocità, quindi avendo poche esperienze non si può giudicare adesso. Se potevi dire qualcosa, che lui deve imparare di essere più rilassato quando sta insieme con gli altri, però questo arriverò quando lui avrà più gare sulle spalle, perché il salto è lungo, tu sei sempre solo, quindi lui è abituato di stare solo, quindi lui deve tornare, deve avere la capacità di stare insieme con gli altri, e quindi quando lui conquistare questa capacità psicologica, perché anche se è psicologica, fai grandi cose, perché lui ha grandi potenziali motori come velocista lungo, 200, 400, potenza anche 100 metri, e noi curiamo qualsiasi fase del suo stato fisico per migliorare tutto quello che è lui. Invece come mamma, qual è la cosa che più fa arrabbiare del carattere o della personalità di Andrew? Non mi arrabbio. Ormai è diventato bravo. Sì. È cresciuto. Infine, ecco, prima si parlava di atleti, talismani, così c'è tra voi due, visto lo speciale rapporto, non so, qualcosa di scaramantico prima delle gare oppure no? Noi facciamo solo preghiere sempre, preghiere silenzioso, grazie a Dio per quello che abbiamo, speriamo che sta con noi e andiamo a cercare di fare il meglio.